Buonasera a tutti, benvenuti alla terza presentazione di questo ciclo che indaga il Mediterraneo all'interno di Book City. Questa sera abbiamo con noi il professor Vincenzo Bellelli, caro amico della Fondazione, etruscologo, direttore ora del Parco Archeologico del Museo di Tarquinia. Cerveteri, perché io mi ricordavo Cerveteri comunque anche, e Tarquinia, e il nostro professor Arari che dialogherà appunto con Vincenzo Bellelli e ci presenteranno questa rivista che in realtà, partendo da Quaderni di archeologia e etruscologia, è stata però ridenominata in qualche modo mediterranea. Grazie. Benissimo. E a voi. Grazie. Grazie ancora una volta alla Fondazione Rovati per la cornice e l'ospitalità di questa offerta a questa iniziativa. Io vorrei partire però con una premessa molto alla larga prima di arrivare a Bellelli, perché volevo richiamarmi, se qualcuno dei presenti c'era anche ieri sera, a un punto, a una specie di errata corrige che però permette una riflessione metodologica sul tema che ci preoccupa, che non è solo il Mediterraneo, ma è la narrazione del Mediterraneo e più in generale la narrazione storica. Cioè ieri a un certo punto il professor Domenech parlava del famoso ballo del Gattopardo, Bart Lancaster e Claudia Cardinale, e dice nella versione italiana il ballo è sulle note del valzer di Verdi completato arrangiato da Nino Rota, nella versione internazionale il valzer di Shostakovich. Io sono rimasto un po' perplesso e naturalmente sono andato a controllare, perché sono un po' un cultore di Visconti, e in effetti che succede? Che se uno clicca su internet alla ricerca di uno YouTube con la sequenza del ballo del Gattopardo, il primo YouTube che arriva ha per sottofondo musicale il secondo valzer della Jazz Suite di Shostakovich, sorprendentemente. Ma è una manipolazione, cioè qualcuno che si è divertito a ridare una colonna sonora differente alla scena del ballo, e questo naturalmente ci porta a una prima riflessione, cioè che il documento va sempre verificato. Ma però c'è una seconda riflessione che forse è più importante, cioè il valzer di Shostakovich funziona benissimo alla stessa maniera di quello di Verdi di Nino Rota. Beh, intanto perché è sempre tre quarti ed è eseguito con lo stesso tempo, ma funziona perché c'è una malinconia in quella situazione del Gattopardo che la musica di Shostakovich esplicita più fortemente, più direttamente che non la musica di Verdi Rota, che nasconde la malinconia sotto un'apparente allegria. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che quando una narrazione è diventata, come nel caso del Gattopardo, un'icona, un'immagine, qualcosa che fa parte anche di una mitologia, Bart Lancaster e Claudia Cardinale sono personaggi di una mitologia a questo punto, allora è possibile sempre, come sa bene il nostro amico Bellelli, la rifunzionalizzazione. Allora io posso anche cambiare la musica e posso rivisitare questo mito, il mito in questo caso il mito del ballo nel finale del Gattopardo, con una musica differente, funziona ugualmente, cioè parla in un altro modo, ma funziona ugualmente. Questo è il meccanismo che tante volte noi conosciamo proprio nel rapporto con la mitologia, con tutte le mitologie e anche appunto con quello che di narrativo i monumenti comunicano. Possiamo riesplorare e portare nuove musiche alle stesse immagini. Ma veniamo all'incontro di questa sera che ci riporta più direttamente alla parola Mediterraneo, che in questo caso noi evochiamo non attraverso il titolo di un saggio, ma attraverso il titolo di una rivista, e di una rivista di antichità. Quindi da un certo punto di vista ci ricontestualizziamo di nuovo proprio all'interno di questo museo, dove c'è, come tutti noi sappiamo, un ampio spazio dedicato proprio a una collezione etrusca.
Vincenzo Bellelli è il direttore di questa rivista e è un personaggio che nel campo dell'etruscologia ha acquisito un'autorevolezza e una reputazione incontestabili, dapprima lavorando operosamente presso il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare quella sezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si occupa, poi magari ci spiegherà che cosa è cambiato rispetto al passato, del mondo dell'Italia preromana, etruschi e non solo etruschi, nel quadro appunto del Mediterraneo antico, e più recentemente, come molti sapranno, appunto e come è stato detto dalla nostra Presidente, più recentemente è uno di quei brillanti vincitori dei concorsi per i grandi direttori, ed è stato nominato direttore del parco archeologico che assomma le due città più importanti, beh c'è anche Vulci, ma insomma due delle città più importanti dell'Etruria meridionale, cioè Cere e Tarquinia, con gli annessi evidentemente musei. Quindi lo abbiamo qui anche nella veste di direttore militante di museo e di parco archeologico. Ma per tornare appunto al punto di partenza del nostro incontro, noi vogliamo proprio focalizzare questo tema degli Etruschi all'interno del quadro mediterraneo, ma non solo degli Etruschi, direi dell'intera penisola italiana all'interno del quadro mediterraneo. Mediterranea è appunto è il titolo di questa rivista, che non, è un titolo che non è dall'origine, è stato introdotto a un certo punto nella sua storia, e di questa vicenda e del significato del progetto che sta dietro a questa vicenda, a queste scelte, ci parlerà direttamente Vincenzo Bellelli, che porterà quindi anche tutta la sua esperienza in questo discorso di archeologo militante che ha avuto in Cere, negli scavi di Cere, nei materiali di Cere. Probabilmente non a caso il suo campo di formazione, perché questa visione mediterranea, io sto pensando a un suo bellissimo articolo su Cere arcaica, questa visione mediterranea è nata anche attraverso lo studio dei documenti, soprattutto necropolari della città di Cere. Quindi per cominciare io chiederei a Bellelli di spiegarci la storia di questa rivista, la storia del titolo di questa rivista, delle sue trasformazioni, via libera. Allora, intanto ringrazio Fondazione Rovati, sono molto felice di essere, è un ritorno, ho visto il progetto nascere da un palazzo, un edificio storico a cui andava data forma, e mi rallegro davvero di tornare con una fondazione che ha dato via a un progetto anche così interessante, che comprende tante cose, tra cui questo ciclo di conferenze. E il fatto che sia stata scelta la nostra rivista, mi riempie anche un po' di un pizzico di orgoglio. E il professor Arari, ma anche Giovanna Forlanelli, hanno già menzionato le parole chiave. Qui le parole chiave sono il Mediterraneo, però prima ancora io direi il Consiglio Nazionale delle Ricerche, perché anche se magari è più legato nell'immaginario collettivo alle scienze dure, nel Consiglio Nazionale delle Ricerche dagli anni 70 ci sono degli istituti archeologici, quindi non prima. È una cesura nella storia del CNR, che festeggia quest'anno i 100 anni, e c'è un prima e c'è un dopo. Il prima è un CNR disinteressato alle scienze umanistiche e anche all'archeologia. Poi succede qualcosa, che nel mondo universitario trovano scarsa rappresentanza le archeologie non classiche, delle cosiddette periferie, che periferia non sono, che però hanno conseguito uno statuto accademico, e che sono innanzitutto gli studi sulla civiltà fenicio-punica, che hanno avuto in Sabatino Muscati un pioniere,
e quelli sull'archeologia etrusco-italica. Quindi nascono degli istituti del CNR che si chiamano centri di studi, poi sono stati promossi istituti per l'archeologia etrusco-italica, per l'archeologia fenicio-punica, per le civiltà e già nel vicino Oriente Antico. Quindi non c'è l'archeologia classica, quindi sostanzialmente in questo schema non c'è Grecia e non c'è Roma. Poi nasce anche l'istituto per l'archeologia greca di Catania e quindi si arricchisce un po' questa scelta. E siccome i nostri archeologi, i nostri padri fondatori erano maître à penser, erano intellettuali, prima, hanno fondato riviste perché per chi fa scienza, ricerca, il fine è quello. La ricerca si produce e si cristallizza in un report nello scritto. Queste riviste sono nate quindi in quegli anni, all'epoca si chiamavano Quaderni per l'archeologia etrusco-italica, Quad AEI abbreviati, rivista di studi fenici che ancora continua. Però la società si evolve, il CNR è cambiata la denominazione di questi istituti e l'evoluzione è quella della progressiva centralizzazione. Sono stati accorpati ambiti disciplinari che prima erano distinti. Questo è spending review? Chi lo sa? Sono scelte politiche? Fatto sta che questi istituti sono stati via via accorpati. E il processo, non so se può dirsi concluso, io sono ricercatore, sono stato ricercatore al CNR dal 97, quindi un po' di anni, e sono stati 4 fusioni. Quindi l'istituto ha cambiato più volte nome, la rivista ha resistito fino a un certo punto e poi ha dovuto fare i conti con la novità. La novità che peraltro già Cristofani e Pallottino avevano un po' intravisto da lontano e che era necessario un punto di vista globale. E quindi si pensava già allora a un grande istituto di studi del Mediterraneo antico, che poi è stato creato dopo la scomparsa di Cristofani e di Pallottino per quanto riguarda l'ambito etrusco-italico, e veniamo quindi all'epoca in cui io ho mosso i miei primi anni, i miei primi passi nel mondo della ricerca. Quindi io sono entrato nell'istituto per l'archeologia etrusco-italica quando esistevano i quaderni per l'archeologia etrusco-italica, che poi sono diventati quello che vedete a destra, Mediterranea, quindi quaderni annuali dell'Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche del Mediterraneo Antico. Quindi era una scelta, se vogliamo, artificiale, nata dalla fusione fredda di due istituti che si occupavano di fenici e cartaginesi e di etruschi ed italici. Però c'è stato lo sforzo, questo sforzo che io in particolare, di cui mi sono fatto carico, di dare anche una giustificazione poi a questa nuova modellazione che veniva data. E quindi abbiamo poi da questo creato la rivista che vedete nel restyling a sinistra, Mediterranea, studi e ricerche sul Mediterraneo antico, perché ormai anche dal punto di vista epistemologico si era spostato l'asse della ricerca. Quindi noi abbiamo pensato di portare al centro dell'attenzione l'Italia nel suo contesto mediterraneo. Questa è la mia scelta come direttore. Quindi anziché cambiare continuamente pelle e poi prendere atto dell'ultimo passo che è stato poi... è complesso, mi rendo conto, ma anche l'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico è scomparso ed è nato un istituto di scienze del patrimonio culturale. Ma lì io non ho fatto il passo. Quindi anziché trasformare la rivista in qualcosa di diverso che si occupava di beni culturali, di tecnologie, mi sono fermato e ho detto questo no. Quindi siamo rimasti con orgoglio, con la bandierina, il nucleo di antichisti dell'istituto si riconosce ormai in questa rivista, che non ha cambiato l'aspetto, questo editoriale tipografico, però non ha fatto questo ulteriore passaggio che ha fatto invece l'istituto. Quindi l'istituto è traslato e non c'è più una corrispondenza, non so se sono stato chiaro, tra gli ambiti disciplinari coltivati nell'istituto e la rivista. Quindi noi siamo diventati
lo specchio di questo nucleo di antichisti. E concludo questa prima risposta, non so se sono stato esaustivo, dicendo che comunque come Aion, non so se conoscete un po' il mondo delle riviste universitarie, le più belle riviste di archeologia secondo me sono Ostraca, Aion, queste riviste. Aion per me, che ho studiato a Napoli, era un mito. Ecco, è quello, voleva essere quello, forse il paragone è irriverente, però è anche il frutto, il modo per pubblicare le ricerche che degli amici, siamo tutti archeologi, hanno svolto in questo, diciamo, in questo contesto. Considerate che in più, questo però non so se è un rimbalzo anche a Maurizio, se lui è d'accordo, al di là del nome che l'ha creato l'editore, è stato un gioco di prestigio, serviva un nome che facesse da ponte tra i Fenici e gli Etruschi, e lui l'ha trovato nel Mediterraneo, però risponde molto bene, secondo me, a quello che avevano in mente Pallottino, Moscati, questa visione del Mediterraneo, anche con attenzione all'Italia. E c'è molto di Pallottino, c'è molto di Cristofani, c'è molto del mio predecessore in questa rivista, Filippo Del Pino, uno studioso di protostoria che però ha un orizzonte mediterraneo, e c'è anche nel mio piccolo quello che io ho imparato a Napoli. A Napoli c'era una grande, c'è tuttora, scuola di antichisti, c'era Ettore Lepore, c'era Alfonso Mele, che chiamarono Cristofani, quindi sono gli storici, c'era Marcello Gigante, grande filologo, sì, certo. Quindi c'era una sensibilità per l'antichistica che si era tradotta nella parola del passato, l'altro orizzonte nobile che hanno tutti quelli, gli studiosi che studiano come me di quella generazione, che vedono l'archeologia come una disciplina storica. Non tutti sono d'accordo, ma ci sono le varie archeologie, come c'è i vari mediterranei. Io mi riconosco in quella archeologia, l'archeologia storica, e quindi come scienza storica, il cui fine è quello di ricostruire pagine di storia, partendo poi dai contesti della cultura materiale. La storia sembra semplice, sì, ma non lo è. No, mi è piaciuta la battuta, le riviste belle sono Ostraca, Iola. Allora mi è venuto in mente subito, molti anni fa, Massimo Pallottino, andai da Massimo Pallottino, non so come andai sull'argomento, gli dissi che avevo appena pubblicato su Ostraca, e lui mi disse: che peccato, non leggerò mai questo articolo. Perché le riviste sono solo archeologia classica e studi etruschi, e non per nulla Bellelli non ha nominato né archeologia classica né studi etruschi. Però, è perché quello è lo standard, potremmo dire in maniera divertente, democristiana. Sì. Ostraca, ma anche Aion, ma potrei citarne molte altre, sono quelle riviste che hanno anche quella verve polemica, intendendo per polemica non la polemica selvaggia, però il punto di vista critico che ci vuole, perché in questa proliferazione di riviste che c'è stata negli ultimi anni si è molto abbassato il livello di quello che viene pubblicato, perché si è perso di vista quelli che sono i tre requisiti, secondo me, di un lavoro scientifico. L'idea, ci vuole un'idea nuova, anche un po' polemica, se si vuole. Ci vuole, devi conoscere chi ha scritto su quel tema prima di te, e deve essere argomentato in maniera logica e razionale. No, non voglio dire archeologia classica e studi etruschi sono al top del ranking del nostro campo. Però ci sono progetti più originali, e poi ci sono quelle riviste che, come la nostra, sono la perfetta specchiatura di un istituto. E spesso una scuola di specializzazione. Ecco, questo è un fenomeno interessante, non credo che esista in altri campi del sapere. Noi abbiamo in Italia molte riviste archeologiche che sono portavoci, giustamente, delle ricerche che si fanno dentro le scuole di specializzazione in archeologia. Questo è un fenomeno interessante che dipende a sua volta dal fatto che il sistema universitario, per un certo periodo,
ha collocato sedi universitarie praticamente in ogni provincia italiana. Mentre prima c'erano i grandi Atenei, prima si studiava a Napoli, non si studiava a Santa Maria Capua Vetere o a Benevento, per dire, usare, o nel Lazio non si studiava. C'è stato un periodo in cui c'erano Atenei maggiori, Atenei minori, nelle province, in tutte le province si è data una possibilità a tutte le province di avere un polo universitario, e lì dove si insegnava l'archeologia del territorio sono nate delle scuole di specializzazione e delle riviste. Quindi c'è quella di Pisa, come c'è quella di Matera, che sono anche riviste importantissime, c'è Siris e così via. Questo è un fenomeno molto interessante, questo della anche proliferazione delle sedi. Quindi vedete un po' che anche le riviste, anche queste qua scientifiche con la classificazione A nel caso nostro, hanno un carattere come i libri, come i saggi, si possono trattare in un certo senso monograficamente, cioè le migliori hanno un carattere che le attraversa storicamente, che magari si modifica nel tempo, ma che dà loro una fisionomia. Ora, qui c'è effettivamente la storia di un titolo che è sempre stato Mediterranea fin dall'inizio, ma che ha visto il sottotitolo mutare da quello molto pallottiniano, direi, di partenza, in cui c'è la civiltà italica, che è un'espressione chiaramente pallottiniana, fino appunto alla formulazione più recente, che è molto chiara nella sua nitidezza. Studi e ricerche sul Mediterraneo antico. L'Italia è lì dentro, non è scorporata. Allora io vorrei confrontare i due editoriali, quello che tu hai scritto, hai pubblicato nel numero del 2015-16, che è il numero, è il fascicolo che chiude una certa fase e apre quella nuova, e poi l'editoriale più recente, quello del 2020. Allora, nel 15-16 tu indicavi come il tema, l'obiettivo fondamentale fosse, vero, la penisola italiana nel primo millennio, ma all'interno del Mediterraneo inteso, tu scrivevi come, prima esci in un'espressione che potrebbe oggi apparire un pochettino, come dire, sensibile, perché parli di luogo di incontri e scontri di civiltà, che è sempre un'espressione, soprattutto la seconda, scontri, un po' pericolosa. Poi rettifichi il tiro e dici, rifacendoti a Prontera, una rete di interazioni. Quindi il Mediterraneo come rete di interazioni che possono essere anche conflittuali, possiamo dire così, in cui c'è al centro, ma proprio al centro, la penisola italiana. Questa specificità della penisola italiana con tutti i suoi popoli, non solo gli Etruschi, e compresi anche quelli venuti da fuori, come i Fenici o i Greci della Magna Grecia e della Sicilia, e la penisola italiana piazzata lì in una posizione geograficamente determinante all'interno della rete, no? Sì. Ecco, diciamo, come la vedi questa collocazione che è geografica, ma di fatto diventa una collocazione culturale dell'Italia? Sì, infatti ti ringrazio di aver letto con gli editoriali, non, in genere si saltano. No, e si va. Sono le prime cose che bisogna leggere le riviste. Sì, è che io ho avvertito il bisogno di dover giustificare perché continuavamo a tenere in vita questa rivista, perché la verità è che non tutti erano convinti. I nuovi direttori arrivano e dicono ma sono troppe, tre riviste, due, togliamole di mezzo. E quindi dovevamo giustificare un po' il fatto di esistere, quindi ho cominciato anche a riflettere ed ero molto convinto di quello che ho scritto. Perché di fatto il periodo di maggior splendore delle civiltà dell'Italia preromana è il primo millennio. In questo millennio, il primo millennio avanti Cristo, l'asse, non vorrei essere evoluzionista, ma così è, della civiltà si è spostata da quell'angolo compreso tra Siria, Palestina, Egitto e Asia Minore, si è spostato verso la Grecia e verso l'Italia. E poi le due grandi esperienze storiche che ci fanno essere quelle che siamo, diciamolo, Grecia e Roma, portano al centro questo baricentro. Quindi il Mediterraneo è uno sviluppo
trasversale, però l'asse della civiltà, considerandolo proprio dal quarto millennio avanti Cristo, si è spostato via via nel modo in cui ho detto, si è spostato e si è assestato nell'Italia centrale, nella penisola italiana nel primo millennio avanti Cristo. Quindi io davvero credo che studiare le civiltà dell'Italia preromana e quella etrusca vuol dire nel loro contesto mediterraneo occuparsi di un pezzo di storia del Mediterraneo, cioè non siamo periferia in questo periodo. E si capiscono poi in fondo tante cose. Prima del XVI secolo c'è solo una fase storica in cui si può parlare di globalizzazione del Mediterraneo ed è quella che vede la penisola italiana e la Grecia come grande protagonista, l'orientalizzante. Cioè prima c'è una frammentazione notevole, poi c'è una globalizzazione, cominciano a fare tutti più o meno le stesse cose, c'è i traffici, e qui tocchiamo un altro tema essenziale che sta dietro progetti come questo, c'è il discorso delle grandi correnti di commercio, dell'economia. Quindi la nostra rivista va a fotografare questo settore del Mediterraneo centrale, posto tra, appunto, come dice quella bella mostra, da Sidone a Huelva, sta in mezzo, tutto passa da lì, si incrocia tutto, e ci sono poi gli scontri di civiltà, però si leggono molto bene tutti i fenomeni. Quindi è un campo di osservazione privilegiato e noi in questo modo crediamo quindi di aver dato anche una legittimità poi a questo progetto. E sono recuperate alla grande tutte le civiltà poi che dicevi tu. C'è un aspetto che va preso in considerazione, penso anche a quello che si è detto ieri sulla storia di un Mediterraneo molto successivo, cioè del Mediterraneo nel Medioevo, nel Rinascimento, in età moderna, eccetera. Nella rappresentazione, per esempio, che ieri dava Domenech del Mediterraneo, il Mediterraneo è il Mediterraneo e l'Europa non c'è. O l'Europa è un'altra cosa. Ora, però, la penisola italiana è una specie di ago che conficcato tra il continente e punta poi verso il Nord Africa. C'è anche questo aspetto nord-sud, no? Che va preso in considerazione. Credo che gli Etruschi in particolare vivano dal punto di vista culturale, specialmente alle loro origini, questa relazione anche in senso nord-sud. Sì, hai perfettamente ragione. E questa relazione si capisce meglio se si risale indietro nel tempo. Sì, perché è vero. Il Mediterraneo è il mare interno, mare chiuso, però circondato dalle montagne, e questo lo dicono tutti, molti studiosi, in maniera molto, molto acuta. Perché il Mediterraneo è stato così, un caso così felice? Da nessuna parte del mondo un mare chiuso è stato così fertile dal punto di vista proprio dello sviluppo della civiltà. Dipende dal fatto che le montagne hanno fatto in certo modo da barriera, ma non così soprattutto all'inizio, e si capisce che questi popoli, c'era una bella schematizzazione, forse un po' di Galasso, un altro grande studioso del Mediterraneo antico, che dice molto schematicamente i barbari, anche un po' fanciulli, sono al nord delle Alpi, e invece nel Mediterraneo c'è la raffinata civiltà. Però questi mondi hanno dialogato moltissimo, e lo sappiamo perché sono maestri nel lavorare il metallo, gli Etruschi, così come lo sono al di là delle Alpi. Adesso tutte le ricerche archeometriche, questo è interessante, dimostrano che questi preziosissimi minerali metalliferi non li andavano a prendere soltanto nell'Anatolia oppure nella penisola iberica, adesso si parla molto di Huelva, ma venivano anche da oltre le Alpi. Quindi ci sono proprio questi assi. Quindi il principale è quello est-ovest di cui ho parlato prima. E poi c'è questa direttrice che segue soprattutto i beni primari e l'altro grande bene primario, che è quello dei metalli, e porta in quella direzione lì.
quindi è il problema delle origini degli Etruschi. Sì, ecco, vorrei ricordare che Bellelli ha fatto l'editor di un volume, secondo me, preziosissimo sull'origine degli Etruschi, perché mette a punto in maniera sistematica tutti i dati oggi in possesso, fermo restando naturalmente che il titolo è un omaggio a una certa tradizione di studi, ma noi stiamo discutendo di un fenomeno nella durata, no? Nessun popolo ha una origine anagrafica, per così dire, che si possa documentare con una sorta di carta d'identità, ma è il prodotto di tutta una serie di fenomeni concomitanti. Se si legge questo libro, che è di vari autori coordinati appunto da Bellelli, questa intersezione, cioè l'asse nord-sud e l'est-ovest, sono proprio, come dire, due vettori fondamentali proprio nel cuore della questione delle origini. È un tema che ci lega, perché anche tu... Però non vogliamo parlare della questione delle origini, perché la questione delle origini ci porterebbe a una lunghissima discussione che resta sempre perennemente aperta. Vorrei passare al secondo editoriale, quello più recente, quello del 2020, in cui tu definisci il Mediterraneo in maniera molto corretta come un orizzonte epistemologico. Cioè, alla fine il discorso è che tipo di panorama vogliamo vedere. Io questa metafora che mi piace spesso usare del panorama, io la trovo molto, molto comunicativa, comprensiva. Cioè, il problema è che non si può vedere tutto e tutto insieme, specialmente del passato, ma neanche del contemporaneo. E quindi bisogna alla fine sempre decidere da quale finestra si guarda. Ora, gli archeologi hanno la loro finestra privilegiata, che è quella della cultura materiale, ma in ogni caso la finestra va delimitata anche in termini di geografia. Quindi Mediterraneo come orizzonte epistemologico, si ragiona... Si affronta la tematica conoscitiva dentro a questa cornice. E la cosa interessante che viene fuori nel secondo editoriale sono due aspetti, secondo me. Uno, che a un certo punto tu poni l'attenzione, come dire, sulla centralità della ceramica come documento. Ora, tutti gli archeologi hanno la mania della ceramica, infatti gli storici di solito ci liquidano come cocciologi, no? Spesso non l'epore, naturalmente, non quelli che ha nominato Bellelli, che sono stati storici molto aperti alla problematica archeologica, però spesso l'archeologo figura come quello dei cocci. Ecco, ma i cocci in questa prospettiva epistemologica sono cruciali. Io vorrei ricordare una battuta che mise, è una battuta illustre perché è di Sartre, e l'ha messa Morel all'inizio della sua monografia del 65. Sartre, nella Nausea, raccontando di una visita del suo protagonista al Musée des Beaux-Arts di Bouville, questo vede a un certo punto le vetrine piene di ceramica, e Sartre gli fa dire: la céramique ne me fait pas rire. Cioè, io non mi diverto con la ceramica, però la frase è interessante per la sua possibile anche interpretazione in un altro senso. Cioè, io non mi diverto con la ceramica, che può voler dire la ceramica è una cosa veramente molto seria. Morel chiaramente riportava questa battuta per dire la ceramica è una cosa molto seria. E in effetti di ceramica si parla molto in questa rivista. Perché la ceramica è una cosa così seria e perché è fondamentale all'interno di questa discussione di una globalizzazione antica? Ti ringrazio molto per questa domanda, perché adesso, da direttore di museo, mi pongo il problema. E mi pongo il problema già avendolo risolto come studioso. È importante la ceramica, perché non è importante per noi, era importante per loro. Come diceva Szilágyi, di cui forse parleremo, il grande studioso ungherese, la ceramica, ci sono solo due popoli nell'antichità che hanno fatto quello che vediamo nei musei di tutto il mondo. Hanno messo le figure sui vasi, sulla ceramica. Oggi non lo facciamo, sono stoviglie d'uso. La ceramica, anche quella cosiddetta artistica, ha un pregio diverso, legata alla manifattura, ma non è legata all'immagine che viene trasferita sulla ceramica. I greci fanno questa cosa rivoluzionaria, e lo fanno anche gli etruschi, che in questo imitano.
E comunque sono grandi consumatori di ceramica figurata, quindi io quando parlo di ceramica parlo di tutta la ceramica, ma soprattutto della ceramica figurata, che è molto di più di stoviglie d'uso comune. Non saprei come dirlo, ma potrebbe essere il caso di dire che sono mezzi di comunicazione complessi e sono storie per immagini. Quindi il Museo Rovati è pieno di vasi, adesso con la collezione in particolare Castellani. Questi vasi che sembrano tutti uguali vanno spiegati, hanno tutti un messaggio, ci permettono di ricostruire la visione del mondo. I testi letterari fanno ricostruire quello che pensano le persone. E anche, e questa è la cité des images, che dicono, bellissimo termine, noi guardando un vaso, dei vasi, delle produzioni, dei sistemi, possiamo farci un'idea della visione del mondo che avevano i greci e anche degli etruschi, che erano grandissimi consumatori di ceramica greca, tant'è che nel XVIII secolo, quando cominciavano a trovarli, ce n'erano talmente tanti in Etruria che li chiamavano vasi etruschi, erano greci. Quindi gli etruschi hanno avuto un feeling pazzesco con questo tipo di ceramica e ne hanno fatto incetta. E oggi, se noi c'è un po' di nostra Italia in tutto il mondo, è perché è grazie a quello che hanno fatto i greci e gli etruschi. E quindi io di questo voglio parlare nella rivista. Ho creato una rubrica di cui sono molto orgoglioso, che si intitola C'era una volta un vaso, che è un titolo copiato, ma lo dico, Once Upon a Vase, è un libretto scritto da un'archeologa che era rivolto ai bambini, per la verità, e prendeva un vaso, come ce ne sono anche in mostra oggi, ma si potrebbe prendere il cratere di Aristonotos, il vaso della Tragliatella, un qualunque vaso, e scrivere e spiegare qual è il racconto. Quindi mi sembra importantissimo. Certo, è una di quelle finestre di cui parli tu. Esatto. Ma è una finestra importante ed è un modo anche per dare un'identità alla rivista, che adesso è molto cercata da questi colleghi specialisti che trovano nella nostra rivista la sede giusta per raccontarci un po' i risultati delle loro ricerche. Altre finestre, come le definisci benissimo tu, sono anche l'aspetto linguistico. Certo. Noi parliamo anche, ospitiamo saggi di linguistica, perché la lingua è una di quelle finestre che permette di vedere meglio le relazioni tra le genti, le commistioni. La prima fase di Mediterranea, quella in cui non ero direttore, ospitava tantissimi saggi di glottologia, anche glottologia pura. Adesso ce n'è un po' di meno, ma comunque abbiamo ospitato sezioni anche tematiche, quindi atti di convegni di linguistica, perché il Mediterraneo, ecco, i Mediterranei, è un po' brutto, ma qualcuno l'ha usato proprio così, le relazioni si vedono soprattutto con gli aspetti linguistici. Sono contento di due cose che hai detto. Una è questa finale, cioè c'è un annesso, ne abbiamo discusso proprio nelle due giornate precedenti, in particolare con Schnapp, ma anche in seguito. C'è un nesso strutturale, vorrei dire, tra cominciare a scrivere e fare le figure. E le figure diventano narrative, come ci hanno insegnato i greci, in particolare con le loro ceramiche figurate, perché ci sono delle storie che sono state raccontate da prima oralmente e poi messe per iscritto. E questa veramente è una delle grandi chiavi, probabilmente epistemologiche, di questo panorama del Mediterraneo, perché è il discorso che vale per la Grecia, vale per l'Italia, vale per l'Egitto, e così via. E l'altra cosa che sentivo nell'aria ed è venuta fuori è questa, la cité des images. Se ci fosse qui ancora Schnapp, avremmo uno dei padri fondatori ideologicamente di questo modello della cité des images, che vuol dire che il mondo delle immagini
prendiamo appunto il sistema dei vasi figurati di Atene o anche le loro imitazioni etrusche, non è la fotografia diretta di una realtà, ma è la rappresentazione di un'altra città, che è la città appunto selezionata secondo una serie di categorie mentali che costituiscono il modo di ragionare degli antichi. Sì. E perciò è importante per noi cercare di capire questo, perché vuol dire capire la mentalità. Assolutamente sì. È proprio quello che cercavo di dire, tu hai detto meglio. No, no. È un'opportunità che abbiamo noi come studiosi, perché queste testimonianze, se riusciamo a sistemarle anche prima, a dare una data, a collocarle nel tempo, ci permettono di ricostruire poi questi contesti, e questa definizione che ha dato Maurizio benissimo, la mentalità. Io direi anche il sistema di valori. Sì. È il sistema di valori, quindi guardando questi vasi noi possiamo ricostruire, se ci sono le fonti letterarie poi accanto, meglio. Qual era l'idea di giustizia, quindi se noi leggiamo l'Antigone e poi vediamo rappresentato su un vaso una scena che rimanda alla tragedia, capiamo ancora meglio, cioè come l'hanno tradotto in immagini, qual era il valore del matrimonio, quali erano le differenze di genere, quelle reali, possiamo capire tutto. Quindi è uno delle chiavi di lettura, il cavallo di Troia per entrare in un mondo e capirlo. Altre testimonianze, purtroppo l'archeologia è muta, questa è parlante, questa è la differenza. Quando c'è comunicazione intenzionale attraverso un messaggio che può essere scritto o figurato, è un livello diverso dalla testimonianza muta nel terreno, che va letta, interpretata con tante altre difficoltà. E tutto questo è dimostrato dal fatto che i nostri etruschi, i primissimi vasi che cominciano a importare o poi cominciano a imitare, questi dove ci sono poi le storie tratte dal mito, sono i vasi storiati per eccellenza, hanno proprio le scritte per identificare i personaggi, perché nessuno si sbagli. Quindi c'è Taitale che è Dedalo, c'è Metaia che è Medea, e via via ci sono. Quindi vuol dire che c'è tutto quell'immaginario visivo, e dietro quell'immaginario visivo c'è conoscenza anche della storia. E noi attraverso proprio l'immagine, perché non abbiamo testimonianze scritte di questo, sappiamo che le storie che si raccontavano nelle corti aristocratiche erano le stesse. Poi ce ne saranno state altre, non c'è dubbio, però quando ci sono le iscrizioni ci dicono che c'è un immaginario comune. E quindi qui veniamo a questo rapporto stretto. Ci sono tutte le parti del Mediterraneo, sono in collegamento reciproco, ma se ce ne due che sono strette proprio legate a doppio filo, sono la Grecia e l'Etruria. Su questo i maestri hanno insistito molto. È un legame molto, molto stretto, che è ben al di là dei legami commerciali che si stabiliscono poi tra posti che sono lontani tra di loro. C'era una condivisione, a giudicare proprio dalle immagini, dalle scelte, il banchetto, potremmo parlare tantissime cose. Non su tutto, naturalmente, però c'è una consonanza tra civiltà greca e quella etrusca. Senz'altro gli etruschi guardavano la Grecia come un modello di riferimento. C'era una pluralità di modelli, però guardavano, mentre verso altre parti del Mediterraneo guardavano perché gli interessavano questi beni primari di cui erano sprovvisti. Quindi se non avevano lo stagno, se lo andavano a prendere nella zona di Marsiglia, se non avevano l'oro lo andavano a prendere da un'altra parte, e questo era un po' anche il sistema economico. Sì, è venuto fuori questo concetto centrale della necessità della comunicazione, e io sempre mi meraviglio sempre quando considero questo fatto veramente singolare. Pensiamo a questa Grecia
dopo la disintegrazione del sistema miceneo e anche minoico, questa Grecia che non è diventata nuova, totalmente analfabeta, la lineare B, la lineare A sono scritture ormai incomprensibili, passano questi secoli in cui troviamo delle produzioni artigianali interessantissime, ma dove non c'è la figura, cioè nel momento in cui non c'è la scrittura non c'è neanche la figura. Poi improvvisamente si riattiva tutto con le prime iscrizioni, ma si riattiva tutto anche con la figura, e la figura è piena ovviamente di imprestiti dal mondo vicino orientale, dove la figura non era mai stata perduta, anzi era stata sempre presente. E quindi e poi questa staffetta, no? Per cui la narrazione e la figura a loro volta passano attraverso l'esperienza dell'orientalizzante, che io continuo a chiamare orientalizzante, anche se i colleghi anglosassoni non vogliono più usare questa espressione coloniale, come dicono loro, attraverso l'esperienza dell'orientalizzante, in realtà stiamo rendendo omaggio all'Oriente, no? Non c'è nulla di coloniale, no, certo, in questo, attraverso l'esperienza dell'orientalizzante questo patrimonio arriva anche in Italia e si mette in moto una storia lunghissima che è anche la nostra, cioè torniamo al discorso, siamo diversi, siamo distanti, però c'è una continuità, c'è una tensione, perché anche noi continuiamo a usare le immagini e continuiamo a usare le storie e spesso sono esattamente le stesse rifunzionalizzate, come si diceva poco fa. Quindi è un passato in realtà vicino, no? Questo del primo millennio avanti Cristo, non è così lontano. No, no. Le immagini sono un'altra pietra dello scandalo, potremmo dire. Sì, certo. Perché l'uso che si fa delle immagini, anche questo ha nel nostro, questo Mediterraneo centrale che abbiamo, certo, che stiamo identificando, centro comunque orientale, considerando il blocco Italia-Grecia, anche qui, come ho detto prima, proprio per la fortuna della ceramica figurata, possiamo dire che c'è un'altra novità, questo della come viene trattata la figura umana. La figura umana in tutte le arti, possiamo vedere nell'arte celtica, quella iberica, ma questo risultato che viene raggiunto nelle arti figurative, sia plastiche che disegnative, in Grecia, in Etruria, in Italia, a Roma e in Italia per tramite Etrusco, è unico in tutto il contesto euro-mediterraneo. Cioè la centralità è l'umanesimo, che si traduce anche nella resa proprio antropomorfa della persona. C'è anche una polemica che non è mai esplosa, che però è sempre sotterranea, perché anche qui c'è un po' di politicamente corretto. Però è così, l'arte italica è più geometrizzante. E viene dagli Etruschi, dai Greci, dagli Etruschi, questo modo di trattare la figura umana. E in Daunia, se non fossero arrivati i Greci, avrebbero usato delle linee di tipo geometrico, di tipo più protostorico. Ci sono due grandi assi anche nelle arti figurative. C'è una più, diciamo, geometrizzante, astratta, e c'è una che è figurativo, antropomorfo. Anche qui abbiamo un filone che è omogeneo e che è rappresentato, io sto schematizzando al massimo, perché è chiaro che ci sono tante sfumature e modi di dire le cose, però non c'è dubbio che come viene trattata la figura umana nell'arte greca e nell'arte etrusca e nell'arte italica influenzata dagli etruschi, non si trova lì dove queste influenze culturali non arrivano. Ah, sì, certo. Cioè, c'è proprio un'attenzione diversa, c'è anche lì c'è un pensiero. E la centralità proprio, si può dire che è un sistema dove tutto si tiene, perché c'è una riflessione filosofica, e il pensiero filosofico, anche questo nasce, tutta la riflessione sull'uomo. Però, per quanto riguarda l'utilizzo poi dei modelli, vale quello che dici tu. Cioè ex oriente lux, utilizzando in maniera profana il detto, è così, gli schemi vengono, quindi il bestiario, il modo di rappresentare il dignitario, vengono dall'Oriente, quindi anche la Grecia li impara, e anche nell'Italia preromana vengono utilizzati tutti questi moduli stilistico-iconografici che sono di derivazione
esterna. Quindi questo è, però è un processo normale, non c'è da, c'è il modello di prestigio. Quindi concettualmente quello che viene da lì è prestigioso. E quindi quando si deve raffigurare un aristocratico che sta esercitando, sia pure nel suo ambito domestico, la sua funzione di aristocratico, di dominus, si utilizzano quei modelli iconografici e quindi potremmo avere un rilievo ittita molto vicino a un rilievo di Creta orientalizzante dell'Etruria di VII secolo. Un altro punto dell'editoriale del 2020, che in effetti ha trovato attuazione, secondo me abbastanza chiaramente, viene fuori un'indicazione secondo me molto importante, cioè che è essenziale in queste indagini, in queste esplorazioni, sebbene ci si rivolga all'approssimazione a un passato che si cerca di restituire, è importante sempre tenere presente come vengono costruiti nel presente o comunque nella dimensione moderna gli strumenti di riflessione, i paradigmi, le interpretazioni. Quindi c'è chiarissimo negli ultimi numeri della rivista una forte tensione sull'aspetto della storia anche della disciplina, cioè la storia del come si è ragionato. Cioè non è solo interessante la risposta che lo studioso dà a problemi come quelli che abbiamo indicati, ma anche raccontare come quella risposta sia maturata sulla base eventualmente di altre e quale ideologia, possiamo spendere ancora questa vecchia parola, e quale ideologia ci sta dietro, no? E quindi poco fa si nominava il nome di un grande studioso di quella cosa serissima che non fa ridere, che è la ceramica, cioè l'ungherese János Szilágyi, a cui Bellelli ha voluto dedicare un doppio fascicolo della rivista, non solo per la sua statura di indagatore delle ceramiche antiche, in particolare l'etrusco-corinzia, ma anche per ciò che Szilágyi rappresenta come esperienza biografica, politica, morale, in un momento importante della storia europea. Diciamo qualche cosa di questa figura che ho visto che Bellelli percepisce come una specie di grande icona, no? Del suo modo di intendere anche l'archeologia. Tu l'hai conosciuto, forse qualcun altro l'ha conosciuto. Era uno dei grandi, dei più grandi, e rappresenta benissimo quello che dicevi tu, e l'operazione che abbiamo cercato di fare era appunto quello di rendere omaggio a un grande antichista, per dire archeologo sarebbe anche riduttivo, che ha avuto una vita molto avventurosa e che è stato la perfetta incarnazione anche dell'umanista a 360 gradi, che come Maurizio sapeva un po' di tutto, aveva tante conoscenze in ambito musicale, letteratura, ebreo di nascita, internato in campo di lavoro in Ucraina, è sopravvissuto a tutto quello che possiamo immaginare, il 56, il muro di Berlino, e lui è rimasto sempre lì al museo di Budapest con la sua competenza a dimostrare che anche in quella parte d'Europa così, così sfortunata era importante studiare il mondo antico, perché il mondo antico, proprio col Mediterraneo che noi studiamo oggi, lui diceva è un'eredità comune. Era davvero uno studioso di levatura eccezionale. Usiamo spesso in maniera iperbolica questi aggettivi, ma lui era davvero eccezionale. Cioè, lui mi raccontava che mangiava solo pane e uova, perché di fatto questi quando veniva in Italia a studiare, quindi lui, anzi, mi diceva di un chilo di pane, mi sembrava una quantità, dico, ma però poi non era esagerato, era davvero
anche l'austerità della persona. E questo, questo studioso poi era anche particolarmente legato all'Italia, come sappiamo, e ci ha insegnato qual è stato anche il, quali erano questi caratteri originali, no, della nostra civiltà, dei nostri etruschi che noi studiamo. E aveva anche lui puntato l'attenzione soprattutto sui vasi come chiave di lettura privilegiata. No, è stata una, credo una grandissima perdita. È stata una bella impresa, tra l'altro voluta dagli ungheresi. Il fatto che ci abbiano chiesto loro di farlo per noi era, è stato un motivo, una grande soddisfazione. Ma c'era una ragione, perché Zilaghi aveva pubblicato sul primo numero della rivista, il secondo forse, uno dei suoi ultimi articoli, uno dei più importanti, di quelli folgoranti, in cui, con le sue grandi intuizioni, e fu, io lo conoscevo già da qualche tempo, però lì in quel caso si strinsero molti rapporti, perché lui era preoccupato di morire senza correggere le bozze. Lui poi è morto a 98 anni, quasi centenario. È stata una vita molto lunga, e però mi ha insegnato moltissimo. Sì, una visita di studio molto, molto rivelatrice è proprio la biblioteca del Museo di Belle Arti di Budapest, che si era costruito lui secondo i suoi criteri. Ci sono biblioteche veramente d'autore che, come ebbe a dire Settis a proposito di quella di Warburg, ti catturano e ti guidano, cioè tu entri con certe idee e poi però gli scaffali ti portano in altre direzioni. E la biblioteca di, che poi quella del museo però l'aveva organizzata Zilaghi, è una biblioteca etrusca secondo me straordinaria, proprio per il modo in cui la materia viene proposta sugli scaffali, che non è da poco conto, cioè la collocazione sullo scaffale è già una strategia, no, di ricerca. Sempre nell'editoriale 2020 tu dici a un certo punto appunto quello che hai detto anche stasera, cioè noi del problema dei beni culturali, della loro promozione, della loro conservazione, gli aspetti archeometrici eccetera, noi questi non li tocchiamo perché vogliamo rimanere fedeli a una rivista che ha una tematica, come ho detto, essenzialmente storica, dove dentro allo storico c'è dentro, naturalmente intendiamo storico-culturale. Però adesso che fai il direttore di un museo, il problema dei beni culturali diventa centrale. Sì. Allora sentiamo un po' l'esperienza da direttore di due grandi musei e di doppio parco archeologico. No, è giustissimo. Mi vuoi mettere in difficoltà? No. No, sono due cose diverse. Nel panorama editoriale ci sono almeno due riviste di cui avremmo creato un doppione, che sono il Journal of Cultural Heritage, sì, è una rivista che si chiama Mediterranean Archaeology and Archaeometry, di cui sei membro del comitato editoriale, che però sono, per non parlare di archeometri, a un tale livello per cui noi avremmo corso il rischio di fare brutte copie di quello. Però non dico che non so, altro che invece sono tutte le ricerche, anche quelle applicate, di scienze applicate e beni culturali, sono fondamentali. Poi, per visto anche il patrimonio che ho la fortuna di amministrare e gestire, sono essenziali per la tutela, anche per la conservazione, per la missione che ho e che avranno i direttori che verranno dopo di me, cioè della conservazione di questo patrimonio, che è patrimonio UNESCO, alle generazioni future. Quella è una cosa che io posso fare soltanto se faccio monitoraggio, se controllo lo stato di salute del bene e se applico poi tutte le più importanti scoperte che vengono fatte anche nel campo della chimica, dei biocidi, della geologia, per quanto riguarda il controllo appunto dello stato di salute del tufo, per dire banalmente. Quindi no, è strategico anzi per questo connubio tra le scienze esatte cosiddette e l'archeologia.
E per la verità sto investendo anche moltissimo, visto che mi dai la possibilità di dirlo. Stiamo facendo tantissimo, anche con l'aiuto dei dipartimenti universitari con cui abbiamo stipulato delle convenzioni, per far sì appunto che il mondo della ricerca ci dia una mano per conservare e valorizzare, ma e poi anche per conoscere meglio tutti questi, le pitture sostanzialmente funerarie di Tarquinia poi, e l'architettura rupestre di Cerveteri. Mi pare che sia emerso chiaramente come Bellelli non appartenga a quella tipologia di etruscologi, che è abbastanza statisticamente diffusa, che sono etruscologi, cioè concentrati in maniera, come dire, olistica su questa tematica che per carità è centrale, come abbiamo visto nell'esperienza dell'Italia antica, ma che invece deve essere messa in relazione con tanto altro. E abbiamo detto gli altri popoli, i greci, i fenici, l'Oriente dell'orientalizzante e magari anche, certo, quello che succede al di là delle Alpi. Inoltre abbiamo visto come in questa prospettiva sia importante, io credo molto in questo, storicizzare sempre costantemente la stessa riflessione. Io oggi penso questo e dico questo perché ho dentro di me queste categorie. Gilles Langhi diceva certe cose perché la sua esperienza gli aveva costruito una certa visione. Domani altri penseranno in altro modo sulla base di altre esperienze culturali. E questo non è evidentemente un relativismo banalizzante, ma vuol dire storicizzare sempre anche la propria riflessione, la riflessione degli altri, e tutte quelle cose che diceva Bellelli bisogna avere letto prima per poterne scrivere poi altre. A questo punto direi che siamo nella solita nostra ultima mezz'oretta, 20 minuti, libera per domande del pubblico che su problemi, questioni che meritano approfondimento o altre spiegazioni. Prima domanda. Sei un direttore del museo, hai parlato dell'importanza della figura del vaso che va interpretato e di come sia una documentazione visiva della storia. Però sai che cosa vuol dire avere tanti vasi in un museo? È una domanda molto pratica. È una cosa, è il fatto di aver messo nei grandi musei archeologici una quantità di vasi ha anche fatto sì che le persone non ci vadano più, perché sembrano tutti ripetitivi, o ci vadano molto meno, o i ragazzi giovani dicono che noia, insomma tutti sti vasi messi uno di fianco all'altro. Come pensi si possa valorizzare? So che è una domanda difficilissima, perché è una domanda che ci pensiamo anche noi cerchiamo di mettere l'oggetto unico, ma in un museo nazionale come è appunto Tarquinia, che ha una marea di, lo sai benissimo, abbiamo parlato, il vaso di Boccoris in mezzo a tutti gli altri, quasi lo confondi. Gli stessi reperti che noi abbiamo qua a Villa Giulia, persino il direttore Valentino Nizzo, ma questo non l'avevo neanche molto notato, perché è in mezzo ad altri. Poi non è vero, perché i grandi capolavori si studiano, però come pensi si possa oggi far capire questi linguaggi e come si possano spiegare a delle nuove generazioni o comunque al pubblico che viene e che pensa all'archeologia appunto come qualcosa di molto ripetitivo? Il problema si pone non solo per i vasi, si pone un po' più in generale per questi musei che sono nati in epoche più o meno lontane. I musei di Tarquinia e Cerveteri sono stati istituiti, quello di Tarquinia 100 anni fa, quasi 99, e quello di Cerveteri nel 67. Ora hanno tutti e due questa sovrabbondanza di vasi
e leggendo le guide si capisce che erano i nuclei fondanti, quindi sono stati i curatori che hanno detto queste sono le cose importanti. E Tarquinia sono tombe dipinte, sarcofagi e quindi li hanno messi tutti. Quindi il problema è lì, che sono troppi e non sono spiegati. Quindi credo che il problema sia ancora diverso. Intanto va ridotto il numero, quindi noi interverremo in quel modo perché sono troppi e si può sfoltire. Però soprattutto non sono spiegati, neanche quello che ho detto prima, che è un prerequisito. Cioè una cosa da sapere prima di vedere i vasi, che quello che stai guardando è importante come una statua, anche di più, se volessimo. E però è una delle grandi sfide dei musei contemporanei. Noi adesso abbiamo chiuso da pochi giorni una mostra, piccola mostra, una gemma, a mio avviso bellissima, poi con un solo vaso. L'Idria Vivenzio, messa accanto alla Coppa di Eufronio. Quindi due capolavori assoluti, che avevano più o meno tutti e due lo stesso storytelling, con tutto un corredo didattico spinto, quindi con contenuti di secondo livello, quelli che chiamo di secondo livello, cioè non spieghiamo c'è una persona che regge in mano una brocca, quello è il primo livello. Il secondo livello gli spieghiamo cosa c'è dietro, e la mostra ha avuto un discreto successo. Abbiamo lavorato tantissimo per spiegarlo, però vai, devi prendere tanti contenuti e li devi rendere in maniera digeribile. Quindi si può intervenire in due modi: diminuire il numero dei vasi e spiegarli. E c'era una volta un vaso? C'era una volta un vaso, sì, questa è un po' l'idea. Poi non tutti i vasi si prestano, però sì, l'Idria Vivenzio. Questi che sono bellissimi, tutti questi della Castellani, che adesso potete ammirare. Ci sono anche dei fili conduttori. Io adesso sto studiando i delfini, qui ci sono almeno quattro vasi con i delfini. C'è vari modi, c'è gli itinerari tematici. Io sto provando varie strade, soprattutto per la plastica, però penso di farlo anche per i vasi. Del resto Tarquinia è tematizzata la collezione vascolare, cioè dove arrivi nel V secolo i vasi a figure rosse, c'è Dioniso, le scene erotiche, le scene atletiche, quindi si è cercata una chiave di lettura più moderna. Perché però se voi andate al Louvre adesso, vedrete che la nuova galleria, nuovissima, inaugurata adesso, hanno un'impostazione invece vetero-antiquaria, cioè loro cronotipologico. Quindi loro partono, le figure rosse nascono, le figure nere nascono nel VII secolo, poi c'è questa evoluzione, poi c'è questo maestro, quindi ancora peggio, verrebbe a dire. Però sono scelte. Loro hanno seguito una scelta proprio così di filologica, e quindi presentano tutti i capolavori della ceramica attica con un'impostazione storico-artistica. Noi è una via di mezzo, abbiamo tematizzato, ma c'è una via ancora diversa, che è quella appunto del c'era una volta un vaso. Però. Buonasera professore. Buonasera. Una domanda che è anche una curiosità. Lei nel suo trattato ha parlato a un certo punto della ricerca dei metalli, dei minerali metalliferi, il Mediterraneo, crocevia della ricerca dei popoli alla ricerca dei metalli, riferendosi anche agli Etruschi. Ora, sì. Io parlando da studioso in erba, gli Etruschi avevano una ricchezza mineraria notevole, e non soltanto nel ferro, ma anche lo zinco, piuttosto che l'argento. Allora, lei menzionava questo fatto anche per gli Etruschi, anche loro cercavano minerali all'esterno dell'Etruria, quindi sia verso la Spagna che verso anche l'Anatolia? Grazie. Allora, riassumo conoscenze derivate da cose che hanno detto altri. L'idea che oggi domina che gli Etruschi non avessero lo stagno. Di stagno ne avevano poco, anche se c'è stato molto dibattito perché c'è sulle colline metallifere, però non riuscivano ad avere una resa industriale. Per fare il bronzo è necessario lo stagno, questo stagno lo andavano a prendere in Cornovaglia, questo e quindi puntavano verso la Valle del Rodano. Questo
questo oggi è letteratura, è la vulgata. Invece le nuove ricerche stanno accendendo i riflettori sulla penisola iberica, perché in questi distretti, soprattutto la Spagna meridionale, sembrerebbe comunque c'è la ceramica villanoviana, quindi già è strano che ci siano ceramiche dell'età del ferro in un posto così distante. Quindi c'è quest'idea che ci sia una rotta che potrebbe anche essere una rotta di ritorno, poi questo è difficile stabilirlo, però di fatto estraevano in epoche risalenti anche lì metalli. Quali tipi di metalli? Io non credo che i metalli preziosi fossero tutti, la materia prima fosse in loco, e non ho approfondito, ma mi sembra... Loro abbiamo un dato, questo è una primizia che vi dico, uno studio in corso sui manufatti d'oro di Tarquinia che sono i più numerosi in assoluto a livello cronologico nel mondo etrusco. Non c'è nessuna città etrusca come Tarquinia che ha così tanti manufatti d'oro di VIII, di VII secolo. Sono veramente tanti, tant'è vero che stiamo cercando di far fare delle analisi per stabilire da dove venisse. E poi il ferro ce l'avevano, sappiamo che c'era ematite anche sui Monti della Tolfa, e il motivo per cui queste città poi erano così potenti è che avevano la fortuna che avevano le miniere, quindi, e poi la prossimità al mare, quindi questa... E l'allume, si dice anche l'allume. L'allume, sì. I Monti della Tolfa. Poi c'è la questione del rame, che anche lì sta cambiando un po' la panoramica, no? Perché il modello vecchio era, beh, il rame viene dall'Etruria più o meno. Adesso dove si fanno i controlli è sempre dalle Alpi, è sempre il rame. Infatti quando parlavo prima ho fatto quel cenno, era questo, sì. E questo è un po' un colpo di scena, nel senso che eravamo abituati a una certa modello che serviva anche a capire certi fenomeni dell'età del bronzo finale, ma evidentemente Verrucchio, il rame di Verrucchio usato nei materiali bronzi di Verrucchio è alpino. E Naso ha fatto fare quindi le Alpi diventano sempre più importanti, vorrei dire, no? in questa prospettiva. Ma l'Etruria certo era un paesaggio di per sé già molto ricco di minerale interessante per la produzione di metalli, di oggetti metallici. Buonasera. È molto interessante questo discorso. Ho due cose che volevo ascoltare da lei. Uno è questa cosa dell'arte figurativa, nel senso parlato della Grecia, poi ovviamente in Etruria. Il collegamento con la Sardegna che mi interessa, nel senso, perché ovviamente lì c'è anche l'arte plastica che forse è un pochino più antico, però comunque non necessariamente collegato con Etruria in questo punto. Non so se c'è un collegamento o questa arte veniva dall'Etruria in Sardegna o una cosa completamente separata. Non lo so, ma no, è vero quello che dice, e non a caso l'arte della Sardegna era al centro degli interessi di Pallottino, che è etruscologo, che infatti era molto attratto. Sì. No, credo che sia un fenomeno di quelli che ha uno sviluppo indipendente, e anche altre genti dell'Italia preromana hanno sviluppato forme interessanti di arte figurativa. Io mi riferivo più che alla traduzione della figura umana, mi riferivo al discorso della stilizzazione dei tratti, qui per dire come le stele d'Aunia oppure la Lunigiana, se pensiamo alle stele, e c'è stato chi ha percorso questa strada fino in fondo e ha creato poi De Iulis, aveva scritto un libro per dire... Una soluzione molto schematica. Molto rozza. E lì bisogna ripartire da zero, secondo me, sugli italici. Sì. È un discorso da costruire. Era il discorso della geometrizzazione, anche
un po' portato alle estreme conseguenze. Sì, il caso Sardo è un caso a sé stante che secondo me non ha una relazione diretta con l'Etruria. No, perché il problema fondamentale del caso Sardo sono i bronzetti, certo, e adesso le statue di Monte Prama. Allora, le statue di Monte Prama, che sono di grandi dimensioni e in pietra, vanno con i bronzetti, perché sono la versione ingigantita delle figure che conosciamo, sì, in bronzo. Quindi la cronologia dovrebbe essere la medesima. Per i bronzetti abbiamo la tomba dei bronzetti sardi in Etruria, che è Villa Noviana. Sì. Quindi l'impressione è che queste esperienze figurative della Sardegna siano anche queste dell'inizio dei primi secoli del primo millennio. Non andrei più indietro nel tempo, però sono indipendenti, è vero, cioè Monte Prama non c'entra nulla con l'Etruria, no. Rendeli aveva visto qualche cosa di vicino orientale, in certi dettagli dei vestiti di questi chitoni corti. Era un'idea sua, è un problema non da poco. Interessante giudicare, rispondere a questa sua domanda, se noi avessimo testimonianze di VI e V secolo. Potremmo valutare l'impatto, come c'è stato in Etruria, di questi modelli. Però non c'è. No, qualcuno ha scritto, in effetti, i giganti di Monte Prama sono dei curoi che precedono i curoi dei greci, ma non è esattamente così. Ma potrebbe essere una cosa, sì, non collegato con l'Etruria, ma direttamente con la Fenicia, quindi questo è dell'Oriente, un altro percorso che faceva i navigatori all'inizio del primo millennio, a questo punto. Sì, perché la Sardegna è stata... Prima dell'Etruria, allora, la Sardegna molto più dell'Etruria ha un collegamento diretto con Cipro. È quello importantissimo. Quindi tutta una serie di influenze anche di tipo culturale arrivano con la mediazione di Rodi e Cipro, e arrivano anche in Etruria, ci sono, ma forse proprio lungo la rotta dei metalli, in particolar modo con la Sardegna, come se fossero i due poli. Quindi potrebbe essere uno sviluppo che si spiega in questi termini. Sono contento che sia venuto fuori Cipro, perché proprio Bellelli ha enfatizzato l'aspetto cipriota anche alle origini della cultura, di certi aspetti culturali di Cere in epoca arcaica. Io ho provato a trovare questi Creta. E anche Creta. Sì, Cipro e Creta. Creta, secondo me, è sottostimata, è considerata un po' una provincia, ma in quel periodo invece alcune cose che troviamo nella grande Cera orientalizzante hanno un pandan molto molto stretto nelle grandi agglomerazioni urbane di Creta, quindi vanno spiegate, però c'è un isomorfismo assoluto, ci sono le grandi piste cilindriche, ci sono delle forme chiuse, sempre per parlare di ceramica, che è un po' il filo d'Arianna, ci sono tutti questi fili, è difficile ricostruirli. La Sardegna è il caso più complesso in assoluto, lì c'è poi il grande problema della cronologia, che mancano un po' i punti fissi. Cronologia per la Sardegna è un terreno delicatissimo, minato, sì, specialmente dal punto di vista nostro, degli etruscologi, rispetto al parere dei colleghi sardi. È un'isola, le isole non sono come la terraferma. Buonasera. Una domanda. Gli Etruschi sono stati storicamente rappresentati come dei grandi marinai, visto che parliamo di Mediterraneo, anche dei grandi pirati. Sì. Traffico nel Mediterraneo, eppure l'unica città, sto parlando di localizzazione dei centri urbani, che sta sul mare è Populonia. Direttamente. Sì. Tutti gli altri centri sono all'interno. Lei che tipo di spiegazione ci può dare? Sì, è così, ma l'informazione va completata con il fatto che gli approdi esistono, lo sappiamo, dalla
protostoria recente, esistono degli approdi, praticamente dovunque c'è una foce di fiume c'è un attracco stagionale, e poi con lo sviluppo dei centri urbani si afferma il modello, diciamo, della città bipolare come Atene Pireo e Corinto aveva tre porti. Quindi i grandi centri urbani, ormai anche per Vulci è dimostrato, la città si tiene in posizione arretrata lungo la costa in sicurezza a 4-6 km, ma c'ha le città portuali, quindi abbiamo Cerveteri ne ha 3, Tarquinia ne ha 1, forse 2, l'altro la Foce del Marta, Vulci anche gli scavi ormai hanno dimostrato che rispetto al centro urbano è proprio un modello, è il modello, si dice appunto Atene non è sul mare ma è una città di mare con il Pireo, c'è anche altri approdi e sono grandi città commerciali, Populonia ma anche in Magna Grecia, se lei va a cercare proprio la città tranne Taranto o qualcun'altra, c'è lo schema che domina è questo, cioè una leggera si arretra fin dove, ma per motivi proprio di gestione del territorio, quindi non è in contraddizione con questa dello stereotipo della talassocrazia etrusca, no, che come tutti gli stereotipi è fondato su dati reali, cioè questi il mare lo controllavano veramente, il Tirreno si chiama così perché lo dominavano i Tirrenoi. Poi Populonia è una situazione particolare perché sta in alto e adesso in antico c'era una laguna però che faceva da porto, quindi in questo caso era una situazione già di per sé morfologicamente buona con l'Acropoli, esatto, e poi la laguna sotto dove potevano trarre le navi d'inverno. Prego. Grazie, buonasera intanto. E grazie per lui. Che cosa viene fatto nel suo museo per avvicinare e appassionare alla ceramica, all'archeologia per i bambini e i ragazzi, e che cosa ritiene importante lei andrebbe fatto, e se conosce l'esperienza del laboratorio nel Museo delle Ceramiche di Faenza? Certo. Grazie. Noi per adesso siamo in una fase embrionale, perché il parco è stato istituito da pochi mesi. Puntiamo soprattutto sulla mediazione diretta, quindi abbiamo, io ho dei bravissimi addetti alla vigilanza che sono addetti anche alla spiegazione, quindi accompagniamo quando non ci sono le guide i ragazzi e cerchiamo di spiegargli con poi un itinerario selezionato, però quando avremo la possibilità di intervenire anche sull'allestimento, faremo qualcosa di molto diverso, metteremo in ciascuna sala, un po' come alcuni grandi musei già fanno, dei device tecnologici interattivi molto semplici che funzionano col sistema touchscreen e che spiegano in maniera chiara, però anche filologicamente corretta, quello che si poi vedrà nelle vetrine, una specie di introduzione oppure di approfondimento. Quindi si può, sia faremo in modo tale che con questi video, saranno dei video, quindi saranno, anche qui è mediazione, cioè c'è la persona che parla e non soltanto una voce che si ascolta, spiegherà quello che c'è nelle vetrine, oppure dopo aver visto la vetrina si può andare sul touchscreen e approfondire. Questa è la modalità più semplice. E poi stiamo creando gli spazi attrezzati proprio per insegnare ai ragazzini innanzitutto come si facevano questi vasi. Quindi abbiamo intenzione, con avviso pubblico, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, di aprirci alle collaborazioni col terzo settore, con le associazioni di volontari che hanno al loro interno spesso degli artigiani. Quindi a Cerveteri poi ce ne sono di bravissimi che fanno riproduzioni di vasi antichi e quindi faremo dei laboratori dedicati soprattutto ai bambini, ma in generale a tutti,
per spiegare anche come si facevano i vasi e poi quali erano le storie che venivano raccontate. E conosco benissimo Faenza. Un'altra domanda. Visto che è direttore di Tarquinia Cerveteri, volevo chiedere. E Bulci. Bulci no. Bulci no. No, però voglio dire. Magari è profetico. Bulci magari in futuro, ce l'auguriamo. Le volevo chiedere, tra di loro i rapporti di queste città erano, erano delle città autonome sul tipo città-stato della Grecia, e quindi qui ci sarebbe un'altra similarità con la Grecia, il mondo greco, e tra di loro erano concorrenti, competitivi, si aiutavano, che tipo di studi sono venuti a galla recentemente? In realtà erano a città-stato, sì, erano grandi capitali, però di sicuro questa fusione oggi delle due città nell'antichità non l'avrebbe immaginata nessuno, perché erano città senz'altro concorrenti. Sì, se vediamo anche i rapporti con Roma, una era grande alleata di Roma, Cerveteri, l'altra è stata una delle acerrime nemiche di Roma, Tarquinia. Però oggi vediamo la questione non dal punto di vista culturale del fatto che le due città nell'antichità erano autonome e indipendenti, ma la vediamo come una possibilità di gestione ottimale di questo patrimonio, essendo unite. I destini di queste città sono stati uniti dall'UNESCO, che nel 2004 ha sancito la nascita di questo nuovo sito UNESCO che si chiama Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia, perché vede concentrati in questi due siti testimonianze di eccezionale valore, si dice universale. Il fatto che siano in due cittadine che sono a 50 km di distanza non è una difficoltà, esistono siti diffusi dell'UNESCO, come sapete, cioè ci sono siti concentrati e siti diffusi. Questa è una via di mezzo, è un sito, è un parco a rete, e quindi mette insieme ciò che nell'antichità era distinto. E dal punto di vista, da tutti i punti di vista, politico, culturale, erano due città che forse solo in un caso, nel IV secolo, hanno avuto un attimo di un periodo in cui erano alleate contro Roma, ma è stata una Roma, Cerveteri ha tradito Roma per un periodo brevissimo, ha avuto anche poi delle conseguenze. Certo. Però è interessante per quello. Piuttosto mi aspettavo la sua domanda ai giorni d'oggi. Se i due comuni... E lì devo dire che le difficoltà ci sono, perché c'è il campanile, quindi tendono a tirare un po' ciascuno per la propria strada, e una gravita verso Roma e l'altra è più aristocratica, Tarquinia guarda verso la Tuscia, e quindi la forza è centrifuga. E io ho grandi difficoltà, mi sono inventato un progetto che si chiama Gli Etruschi in navetta e cercheremo con l'UNESCO che ci hanno finanziato e per collegare le due viste. Ma sì, perché e vi devo dire che anche i tour, quelli turistici, ci sono spesso operatori che puntano su una o due delle due sedi, e per me è un gran dispiacere. Certo. Perché non vedono, non si percepisce ancora che è una realtà unica. Cioè, gli addetti ai lavori lo sanno, però ci vorranno degli anni perché si entri in quest'ottica, come per Velia e Pestum, che erano distinte, sono state messe insieme, è il sito che ci assomiglia di più. È vero, sì, è un caso simile. E continua a essere Pestum che fagocita. A noi è diverso perché sono simmetriche, due realtà bilanciate, e però anche lì, anche io noto che sono percepite ancora un po' come distinte, quindi il visitatore che... Noi abbiamo un biglietto integrato che è la tipologia che vendiamo di meno, cioè che costa pochissimo poi. Il nostro biglietto costa come integrato per vedere quattro siti, costa come
un solo biglietto di un parco, quindi abbiamo prezzi molto, molto bassi, però non è una tipologia molto venduta. Ma forse perché questioni di tempo, no? Questioni è difficile fare le due visite, se sì. Uno si ferma o fare le due visite... Però la vera sfida sarà quella. Farli fermare. Farli fermare e fargli vedere due, possibilmente anche più giorni. Sì, perché toccate fuga. Però appunto sul problema dei più giorni. Ora, a Tarquinia si può trovare una sistemazione non male. Dormire a Cerveteri? È difficile. Provate. Cerveteri non offre niente. Però io cercherò, cioè io spero di capovolgere il discorso, di spiegare poi anche agli investitori che è un po' come Agrigento, se qualcuno conosce. Sì. Cioè Agrigento poi alla fine ci sono tanti alberghi che lavorano tutto l'anno, sì, proprio perché sono riusciti anche loro su UNESCO a far fermare le comitive. Cioè sì, magari dormono sì, una notte, sì, ma ci vanno. E invece sì, a noi se vengono a Cerveteri passano e è non vero, dormono. A Tarquinia invece sì, abbiamo notato. Ad Agrigento ci si ferma perché si deve vedere il tramonto ai templi. Questo è un fatto fondamentale, che nel programma turistico c'è il momento del tramonto, che non si può perdere, quindi bisogna dormire. Allora, dovete organizzare qualcosa un di ass- Posso ancora fare una domanda? Ma poi Tarquinia. Grazie. Quest'estate sono stato a visitare, a rivedere il sito archeologico delle tombe dipinte. 40 gradi all'ombra, una visita veramente sofferta. E poi veramente vasto, quindi non è facile, come si diceva prima, il tempo necessario è abbastanza lungo. Una curiosità che invece non ho ben focalizzato, avevamo una guida molto brava, la Civita, il colle della Civita, dove era realmente ubicata la città di Tarquinia, ma è visitabile, ci sono... è possibile andare a vedere, perché la guida ci menzionava una tomba di un bimbo con sì, i cavalli alati, la famosa tomba dei cavalli alati, eccetera. È appena andata via la... Era la protagonista. La scavatrice. Era qua. No, sono aree precluse, non visitabili. C'è uno scavo in corso ormai da parecchi anni. No, e questo è uno dei motivi di polemica. Quando è nato il parco si è discusso sulla perimetrazione, se era opportuno o meno allargare anche alla Civita, eventualmente anche alla costa, però su questo bisogna aver chiara qual era l'alternativa. L'alternativa sarebbe stata creare i parchi archeologici come l'avrebbero fatti negli anni Ottanta, cioè i parchi archeologici nascevano con una funzione di presidio, di tutela contro gli scavi clandestini, abusivi in edilizio, cercavano di creare una riserva intatta, di proteggere, ed erano quindi, nascevano con una funzione diversa. I parchi che sono stati immaginati nel Lazio, anche a Cerveteri e Tarquinia, erano fatti così, avevano un'estensione che andava a coincidere con quella di una soprintendenza. Allora, gli istituti autonomi non sono concepiti con questo obiettivo. E quindi a Tarquinia il sacrificio che si è fatto è di lasciare escluse, è un sacrificio, di questo secondo me ne è consapevole anche il legislatore, il decisore politico, lo sa benissimo, cerca di apportare correttivi, ma dal punto di vista della coerenza non si raggiungerà mai un parco, di definire un parco come è stato magari la città-stato di Cerveteri nell'antichità. Quello non è realizzabile. Quello che si può fare, ed è stato fatto, è ritagliare una parte del territorio e dire tu hai l'autonomia, il che vuol dire che noi non siamo come gli organi periferici del Ministero, abbiamo l'autonomia gestionale. Possiamo quindi investire più fondi anche per la conservazione e la tutela. È una scelta. Come tutte le scelte comporta, c'è dei limiti dal punto di vista della... Anzi, vi dirò che per Cerveteri questo taglio che è stato fatto è ancora più doloroso, perché
il progetto di parco archeologico. Il parco di Cerveteri è il primo parco archeologico d'Italia, credo, che nasca con quelle, se non lo conoscete, con questa caratteristica di armonizzazione del costruito nel paesaggio naturale. Come l'avevano pensata negli anni 30, Renio Margarelli, l'accesso era dalla città, quindi era tutto un parco archeologico. Si accedeva dalla città, via degli Inferi, si entrava da sotto. Adesso, facendo il parco come è stato fatto, io sono tagliato dalla città in maniera ancora peggio che come Tarquinia. C'è proprio una ferita, una cicatrice, che è il fosso del Manganello, oltre il quale il territorio demaniale non è parco. È doloroso. L'opzione B era fare un grande parco incamerando tutte le aree demaniali che potevano essere in qualche modo di interesse archeologico aperte al pubblico. E a Cerveteri io ne conosco almeno tre. C'è l'ipogea di Clepsina, cioè complessi importanti, e altre cose, o che si potevano anche acquistare da privati. Però è una strada lunga, complicata, poi soprattutto non basterebbero le forze che io ho 60 persone, ma per controllare tutto il territorio ci vorrebbe un esercito di custodi. È capitato anche a Tarquinia, in centro abbiamo trazzato il locale sulla piazza grande. Sì. Sotto c'era una tomba. Ma certo. Cioè, penso che siano diffuse in un modo estremamente vasto, no? Sì, perché questo poi il valore eccezionale di queste città nostre è che Cerveteri è così, Tarquinia è anche così. La città moderna non si è sviluppata dove era la città antica. Cioè Perugia è etrusca e coincide, un po' di centri etruschi dell'Umbria, altri casi anche Volterra, forse. Però altre, le città nostre dell'Etruria meridionale, Veio, Cerveteri, Vuce, Tarquinia, c'è discontinuità. Quindi per l'archeologia sono proprio il paradiso terrestre dell'archeologi. Perciò gli scavi andranno avanti per sempre, perché la città è rimasta lì e c'è discontinuità. Non hanno costruito, è un caso unico, un caso fortunato, e le testimonianze che si trovano invece nei centri urbani attuali, come appunto quelli che citava lei, sono di tipo particolare, ipogei, poi gli etruschi scavavano dappertutto, quindi qualcosa si trova, quando mi chiedono ma si trova ancora? Questa è una classica domanda. Tutto lì. Una classica domanda, da dove venivano gli etruschi, ma si trova ancora? Certo, soprattutto nel caso di queste città, perché alla fine anche storicamente si sono scavate di più le necropoli. E quindi siamo anche un po' indietro, no? Sulle città. È cominciata l'archeologia urbana, è partita molto tardi, quindi però ha recuperato in fretta. No, adesso ci sono molti dati, però sono immense queste città. Sono immense, gli ettari, estensioni in ettari sono, tranne Roma, che dall'inizio è più grande, è oversize. Roma, non c'è nessuno come Roma. Però queste città hanno, insomma, 200 ettari, son grandi. Sono grandi. Il dubbio è se erano tutte occupate oppure no, quanti abitanti avevano. Cerveteri si dice tra 25.000 e 75.000 nel periodo VII-VI secolo a.C. Comunque sono grandi numeri, consideriamo anche le sepolture. Ormai credo che Naso abbia stimato 10.000. Forse anche troppi, ma 10.000 tumuli sono davvero un'enormità, considerando che non in ogni tumulo c'è più camere, in ogni camera c'è più. Camera, sì. Ultima domanda, poi mi taccio. Prima ha fatto un bellissimo accenno anche al rapporto tra etruschi e mondo miceneo. Quindi volevo chiedere se, visto che il professor Arari ha parlato anche di primo millennio e quindi l'ultimo periodo più antico, quindi il periodo villanoviano, non sarebbe il caso di estendere il periodo etrusco, considerando quindi i rapporti che potrebbero esserci stati più frequenti anche col mondo miceneo, cretese, e quindi anticipare e quindi considerare il popolo etrusco non tanto un popolo dell'età del ferro, ma anche dell'età del bronzo?
Vabbè, sì, non sono stati paracadutati da Marte, certamente nell'età del bronzo c'era qualcheduno, però il problema è la riconoscibilità come etruschi, no? È un problema di identificazione, cioè quali sono i segni che ci fanno capire che sono un gruppo distinto da quello di altre zone d'Italia? Ma forse si può rispondere in maniera un po' più generica dicendo che i contatti, le relazioni tra la penisola e il mondo Egeo erano molto stretti già dal secondo millennio e ormai si sa che queste frequentazioni micenee nel Tirreno erano, anche nello Ionio erano molto... Anche in Val Padana c'è qualcosa. Anche in Val Padana, certo, erano molto... perché giravano e andavano alla ricerca di cose. Pare che nel Lazio si approvvigionassero appunto dell'allume. Io invece una cosa molto interessante che trovo, però non sviluppabile, perché è solo una constatazione, è che ci sono delle incredibili analogie tra l'arte minoico-micenea e l'arte etrusca per quanto riguarda gli elementi del paesaggio. Cioè l'arte di paesaggio, come si trova nelle tombe di Tarquinia, ha delle analogie che sono state poi anche notate in testimonianze molto più antiche, il che non vuol dire che ci sia un rapporto, però vuol dire che c'è una analoga sensibilità verso il paesaggio, che è qualcosa che persino nell'arte greca non si trova a questo livello. C'è un'attenzione proprio naturalistica a quello che circonda la persona umana, quindi è quello un elemento che si aggiunge a quello che dicevo. E nell'arte è così, tutta questa attenzione per le piante, per gli animali esotici, le scimmie, queste scimmie che si trovano a Tera, a Santorini, e si trovano nella tomba della scimmia a Chiusi, sono delle analogie che mi hanno molto colpito. Dal punto di vista poi, sì, dei rapporti in generale, è un po' più difficile, però in tutto il territorio tosco-laziale, quello che conosco un po' meglio, quello laziale, ci sono queste testimonianze precoci proprio dell'arrivo miceneo, anche in epoca nel tardo miceneo, in tutta questa fase che copre la seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, si vede che ci arrivano, cioè i greci micenei ci arrivano, addirittura fanno uno scalo nella zona dove adesso si trova la Dispoli, hanno trovato, scavando una rotonda nell'autostrada, hanno trovato questo materiale. E poi gli studi, e qui l'archeometria ci aiuta, quando vanno ad analizzarli dicono miceneo d'Italia, interessante, sì, cioè sì. Cominciano, prima c'è le importazioni, poi quando c'è continuità dello stanziamento continuano a produrre, quindi si vede dopo una generazione forse, cominciano a fare le cose stile miceneo, come le avrebbero fatte a Micene, però le fanno in posto, l'argilla è locale. Però sono testimonianze, poi ci vuole anche un po' di fortuna perché non sono ben conservate come strutture. Sì, è importante la questione, questioni in fondo che ci riportano al primo Novecento ma che sono sempre attuali, cioè questa questione del paesaggio. Elementi di paesaggio ci sono nell'arte minoico-micenea forti, poi sparisce tutto, un po' perché c'è il geometrico, ma sparisce anche dopo, perché come diceva giustamente Bellelli, il tema dominante dei greci è l'uomo. È l'uomo. In Etruria invece il paesaggio ha un certo spazio. Non c'è qui stasera la dottoressa Pontelli, che ha scritto una tesi dottorato molto bella, che pubblicheremo fra poco, proprio sulla questione del paesaggio, che ripeto è una vecchia questione che appassionò molto nel primo Novecento, ma che va riproposta perché è indicativa ancora una volta di un certo modo di pensare, no? Non è che ci preoccupiamo perché conoscono una pianta piuttosto che un'altra, anche se pure queste cose sono importanti, ma è proprio questione di testa, cioè sì. Disegnare l'albero vicino al danzatore implica una certa percezione anche dello spazio in cui il danzatore si muove, no?
Direi che ci fermiamo. Vi aspettiamo domani sera con Cristian Greco, parleremo degli Egizi e non solo. Questa cosa ingombrante che è l'Egitto dentro al Mediterraneo, che è qualcosa che sta prima, che è diverso, che vede tutto e che ha già raccontato tutto prima ancora dei greci, no? Che erano bambini dal punto di vista egiziano. Quindi è una specie di masso dentro al Mediterraneo che sarà l'oggetto della conversazione di domani sera. Buonasera a tutti.